la prima vostra battuta è quanto grave. Motore, azione. Possiamo parlare di qualche chiarimento su questo corto? A me personalmente è piaciuto tanto, questo è un parere personale. E secondo te è arrivato tutto quello che volevi far arrivare? Cambieresti qualcosa o c'è qualcosa che non ti ha soddisfatto? Ma diciamo che il corto di per sé è stato un prodotto che mi ha soddisfatto pienamente e certo, come tutti, al lavoro finito si trovano errori che se si potesse tornare indietro si correggerebbero. Ci sono molte cose che parlano da sole, ossia tu hai lasciato parlare molto le immagini anziché dare importanza ai dialoghi, cioè hai lasciato molto parlare i gesti dei personaggi. Avresti messo alla luce di adesso qualche parola in più per far capire l'emozione che volevi arrivasse allo spettatore? No, diciamo che preferisco più che l'immagine parli da solo piuttosto che un dialogo o una parola di troppo. Credo che comunque la capacità di un regista sia proprio quella di trasmettere con un'inquadratura, quindi no. Il famoso detto, il bel tacere non fu mai scritto. Esatto. Visto che stiamo passeggiando per Genova, cosa ti ha fatto scegliere di ambientare il tuo primo lavoro in una città che comunque è stata da sempre dipinta come fredda e ostile in questo ambito? Volevo raccontare questa storia nella mia città. Sono convinto anche che una città come Genova possa offrire paesaggi molto stimolanti. Nonostante tutto però l'ho trovata ostile e fredda come hai detto prima te. Per realizzare determinate scene ho avuto delle serie di difficoltà comunque per ottenere i vari permessi. Diciamo che poi alla fine sono riuscito a ottenerli e a realizzare le cose esattamente come avevo intenzione di realizzare. Tracce di emozioni, è il titolo del tuo lavoro, ma quali emozioni volevi che arrivassero in particolare allo spettatore? L'emozione fondamentale credo che sia proprio l'emozione della vita. Che valore può avere la vita, soprattutto magari tra ragazzi della mia età, ventenni, certo, che molto spesso danno per scontato che la vita sia quasi un diritto che tutti hanno. Con questo corto spero di aver mandato questo messaggio, che la vita va goduta e va considerata come un bene prezioso. Il vostro figlio ha una forma di leucemia, purtroppo. E questo cosa vuol dire? Beh, comunque hai lavorato anche con un'attrice del calibro di Marcella Silvestri. Come ti sei trovato? Beh, senza dubbio Marcella è stata un tocco di professionalità a questo corto, che comunque è iniziato come un cortometraggio comunque a livello amatoriale, anche perché non sono un regista di grande livello, sono un ragazzo a cui piacerebbe fare il regista. E il fatto che Marcella abbia voluto partecipare per me è stato un onore. Ed è stato emozionante davvero vedere recitare una persona che recita perché ama questo lavoro e non lo fa comunque per apparire o per voler mostrarsi. Lei lo fa proprio perché ama questo lavoro e si è visto. Fra l'altro un aneddoto che ci tengo veramente a ricordare è stato quando la truccatrice è arrivata per procurargli le lacrime, lei ha detto no, preferirei piangere da sola perché recitare il mio lavoro. Cosa ti volevo dire, però questa prendila come un'opinione assolutamente personale e soggettiva. Non pensi che sia stato un azzardo pericoloso il non dare importanza alla disperazione che comunque può avere una mamma? È stata una cosa comunque voluta per dare appunto poca importanza al tema della morte, perché io volevo concentrarmi sul tema della vita. Sì, ma se non dovessi piacerle? Le piaci molto di più di quello che pensi. Comunque raccontare in 11 minuti una storia con un tema così importante è stato pericoloso ed è stata lì la mia scelta di non soffermarmi sulla malattia, sulla leucemia o sulla parte comunque
triste della storia, ma ho cercato di esaltare la vita. Okay. Pronti? Silenzio? Azione? Serena, si chiama Serena, dovresti conoscerla. Va bene. Secondo te bisognerebbe reagire alle cose come ha fatto la mamma, questa Marcella Silvestri forte, questo stato d'animo che si è vestito anche di una potenza devastante nella sua semplicità? Pensi che le cose andrebbero affrontate sempre così? Per il carattere che ho, sì. E credo di aver messo nel personaggio di Marcella molto di me. Credo che le circostanze, sia brutte che belle, vadano sempre affrontate con la forza che abbiamo dentro di noi. André, preparati che torniamo a casa. Hai altri progetti per il futuro? Cambierai tema o ti butterai sempre su questi temi molto leggeri? No, diciamo che progetti ce ne sono tantissimi. E spero di poter migliorare sempre di più, imparare quindi dagli errori e creare sempre qualcosa di più bello. Ovviamente la tematica non ho ancora idea, preferisco comunque temi di attualità dove tutti comunque possono rispecchiarsi o in un modo o nell'altro. Una domanda secca, cos'è per te vivere? Arrivare a un certo punto della propria vita e poter esaminare tutto quello che si è fatto e non rimpiangere niente di quello che si è fatto. Credo che veramente la vita vada vissuta per quella che è, per arrivare un giorno e poter dire io ho vissuto. Beh, grazie Ale, sei stato grazie a te. Molto gentile, carino ad ascoltare le mie richieste. Io ho visto il corto, avevo voglia di sentire il tuo punto di vista. Ti saluto e spero di poter essere stata utile anche ad altre persone che come me magari avevano dei dubbi, e ci vediamo al prossimo corto. Certamente, chi lo sa.